Incontriamo Donato Salzano, segretario di Radicali Salerno, e Fiorinda Mirabile del circolo Nessuno Tocchi Caino di Salerno. Chiediamo a loro, partendo da Donato, un'impressione su come stia andando questo congresso. Beh, come sempre, come tradizione, i radicali di Salerno rinnovano la loro tessera, l'Associazione Radicale per la Grande Napoli, perché lo faceva spesso Maurizio Provenza è il compagno che ci ha lasciato da un po', e qui noi abbiamo inteso intitolare il nucleo storico dei radicali a Salerno con la nostra associazione. Anche quest'anno abbiamo rinnovato la tessera ai radicali per la Grande Napoli, però il tema è sempre quello, no? L'amnistia, la giustizia e la libertà, il diritto e i diritti, che è stata la mozione generale che abbiamo approvato lo scorso 30 novembre al nostro congresso, al congresso di Radicali Salerno, che ha visto me ritornare nuovamente anche per quest'anno al ruolo di responsabilità di segretario, e ha visto affiancarsi, d'altra parte l'aveva fatto già l'anno scorso, Fiorinda Mirabile nel ruolo di segretario del Francofiore, che è il circolo che abbiamo intitolato al nostro compagno Francofiore, di Nessuno Tocchi Caino a Salerno. Beh, semplice motivo, che se è vero che Nessuno Tocchi Caino da sempre si occupa di pena capitale, è venuto il momento, e da un po' di tempo lo fa con i circoli territoriali, di occuparsi della morte per pena, o perlomeno di evitare le morti per pena. E quindi il circolo Francofiore è fatto di avvocati. Fatto di avvocati, di medici legali, di psicologi, di volontari del carcere, no? Per il diritto e i diritti, per dare come minimo il diritto alla difesa a quelli che non se lo possono permettere, per dare quell'assistenza legale che spesso serve per ottenere il diritto nei processi. Spesso addirittura serve lo specialista che interviene nel carcere per salvare le vite, no? Per salvare le vite. Ma cosa ho detto nel mio intervento al congresso per i radicali della Grande Napoli? Che noi vogliamo essere speranza e continuare a dare speranza a questo circa 30% degli italiani, che, come dice Marco Pannella, sono coloro che sono colpiti dal massacro del diritto, quindi alla strage di diritto poi spesso segue la strage di popolo. E beh, siamo stati con Luigi Mazzotta a Poggioreale, no? All'inizio del mese di novembre, eravamo andati per Angelo, o per i tanti Angelo che sono ricoverati nella sezione detentiva, nel padiglione San Paolo, che dovrebbe essere il centro clinico, ma in realtà è poco più di un'infermeria. E ci sono tanti angeli che sono lì costretti, reclusi, oserei dire sequestrati, perché potrebbero stare a casa ed essere assistiti molto meglio da specialisti. E quindi lasciare spazio agli angeli che sono nei padiglioni Benevento, Avellino, e nell'Avellino quel giorno, uscendo dal carcere, abbiamo saputo che Federico non ce l'aveva fatta più. Federico poteva stare almeno al San Paolo, o meglio ancora, Federico poteva essere assistito a casa sua con l'ausilio non solo degli specialisti, ma con l'amore dei familiari, della madre, e terminare la sua pena, spesso per reati come quelli di Angelo, commessi 15 anni prima. Ma la cifra, io spesso ripeto in queste ore, la cifra della lotta non violenta, e che in questo paese persone come Lucio Bertè, che sono radicali, non violenti e per questo pericolosi per questo regime, che hanno la presunzione di dialogare con chi? Con Francesco, per dire: guarda che c'è il cimitero dei martiri a Sant'Ambrogio, erano i non violenti di allora, e allora per lui si rispolvera il foglio di via, perché per un pericoloso non violento. Invece per quelli che sono violenti e che scorrazzano in queste ore nelle nostre piazze perché pensano di dover fare una rivoluzione con i forconi, a quelli non gli si fa il foglio di via.
e tu ti accorgi che la cifra è che Napolitano nel suo messaggio mette la parola amnistia. Ti accorgi che il governo di Letta nel suo passaggio alla Camera riduce la questione della sentenza Torreggiani che impone a questo Paese entro il 28 di maggio del 2014 di rientrare nella legalità costituzionale. Si riduce in due battute il carcere, le anime buone, no? E non si parla della lunghezza dei processi. Poggioreale e Forni. Forni è il carcere di Salerno. Poggioreale è il carcere più sovraffollato d'Europa, 2.900 tra donne e uomini per 1.350 posti. Forni, analogamente, per 280 posti trovi a matricola circa 550 persone, ma queste persone per il 50% sono in attesa di giudizio e quindi la lunghezza dei processi. Persone che per la metà di quel dato risultano dai dati del Ministero della Giustizia innocenti, ma questo riguarda soltanto il primo grado del processo, senza considerare i ricorrenti in appello e i ricorrenti in Cassazione, là sfondiamo il muro del 60%, quindi l'utilizzo illegale, l'utilizzo del carcere come unico strumento di indagine. Poggioreale il carcere più sovraffollato d'Europa, Forni il carcere con detenuti in attesa di giudizio più alto d'Europa. Se è vero che il 42% dei detenuti in Italia è in attesa di giudizio ed è la media, che è il doppio della media europea, il dato assoluto di Forni è che noi sfioriamo il 60% dei detenuti in attesa di giudizio. E quindi la ragione del francofiore, sia per i trattamenti inumani e degradanti, quindi la tortura, ma anche per l'insopportabile lunghezza dei processi, intollerabile lunghezza dei processi. Quindi su questo io lascerei all'avvocato Fiorinda Mirabile, che da poco è diventata segretaria di questo nucleo di avvocati che io amo definire borderline, perché riescono a dare il diritto alla difesa agli ultimi tra gli ultimi. A te. Buongiorno e grazie per questo invito qui a Napoli. Io sono al mio primo congresso, c'è stato a Salerno appunto anche la mia elezione e sono contenta di questa decisione, soprattutto perché posso finalmente occuparmi di una cosa che mi stava da tanto tempo a cuore e che vedo purtroppo non presente nell'agenda politica di questo nostro paese, è presente invece nell'agenda politica di Rita Bernardini. Parlo dei bambini perché esistono i detenuti, esistono i politici, esistono tante realtà, però nessuno si occupa dei figli dei detenuti che hanno una vita difficile, perché innanzitutto si ritrovano a vivere delle condizioni impossibili anche per il loro inserimento sociale, per la loro vita comune, indipendentemente dalle loro visite nei penitenziari. Discorso a parte, meriterebbe l'ingresso nei penitenziari, che sono state istituite delle aree verdi per fortuna, da pochissimo tempo è diventata legge e quindi non è più una mera discrezione dell'autorità penitenziaria, devono essere accolti in aree specifiche per lo svolgimento dei colloqui. Però esiste anche la loro vita fuori, no? Sono bambini che spesso vengono isolati, vengono emarginati, le persone hanno paura di consentire la frequenza con altri figli, con altri bambini, non vengono invitati alle feste, non vengono invitati nelle occasioni normali a cui avrebbero diritto di partecipare. Spesso sono bambini lesi, mortificati nelle loro attitudini, perché magari questo isolamento non consente loro di coltivarsi, perché non hanno la serenità adeguata per poterlo fare e quindi vivono, ovviamente credono, si convincono che la loro vita sia quella dei loro congiunti e basta. E io, il mio appello è alle persone che dovessero trovarsi in qualche modo a contatto con queste famiglie, con questi bambini, di non comportarsi in maniera così ostile, perché
È vero, fa paura, sono un genitore anch'io, la mia esperienza è particolarissima. Mi rendo conto che se uno dei nostri figli rientra a casa e dice che a scuola c'è il figlio di un esponente della criminalità o di un malavitoso, voglio dire, il contatto con i propri figli non è sicuramente una cosa piacevole, non è il massimo dell'aspirazione per un genitore, questo lo capisco benissimo, però non si risolvono così i problemi, secondo me, e poi oltretutto lasciando una possibilità a questi bambini di poter scegliere e di poter concepire una vita diversa, i radicali parlano sempre di concepire, no? È un diritto che a loro deve essere dato, deve essere riconosciuto, anche perché questa è prevenzione, così si fa anche prevenzione. Lei farà un intervento fra poco? Sì, credo di sì. D'accordo, lo seguiremo. Dicevo, Anna Maria Cancellieri è brava e per questo vogliono mandarla via. È riuscita insieme a Rita Bernardini a parlare di ICAM, che sembra un acronimo strano, ma significa custodia attenuata per le madri, istituto della custodia attenuata per le madri. Noi in questo paese abbiamo ancora 45 bambini reclusi, internati, che non hanno commesso nessun reato. Anna Maria Cancellieri è brava. Sul modello degli ICAT, che sono gli istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti, ha detto facciamo delle case e famiglie a custodia attenuata per le madri, non solo da 1 a 3 anni, ma da 1 a 6 anni, fino ad arrivare alla vita scolare. E su questo, per esempio, il Francofiore è un impegno che si prenderà nel suo anno di militanza e cercare le condizioni affinché in Campania il nido di Bellizzirpino possa uscire e diventare un ICAM, ma su questo lascerei la parola a Fiorinda. Sì, c'è quest'altra bellissima notizia, questa ulteriore lotta appunto di Rita Bernardini, che con il nostro ministro Cancellieri siamo riusciti così ad avere la possibilità di istituire le ICAM. E questi bambini, oggi esistono 54 bambini, 45 bambini internati, e hanno la possibilità di continuare ancora a vivere con le loro madri detenute, però all'esterno della struttura penitenziaria. E io penso che questo sia semplicemente un progresso ed è una battaglia, un diritto a cui sinceramente non possiamo che essere orgogliosi di questa cosa, che oltretutto ancora vedrà proprio la Campania come centro già individuato di Bellizzirpino, quindi cominceremo con Avellino. Perfetto, allora grazie ad entrambi.